Buonasera, buonasera a tutti. Scusate il minimo ritardo, ma è il bello della diretta. Buonasera, dottoressa Martini. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, questa è la nostra prima diretta sulla musica dall'inizio dell'anno, vero Giulia? Sì, questa è la prima diretta del 2022, che anche quest'anno quindi continueremo sempre con questo ciclo di dirette su musica cervello. E quindi insomma, dai, ci Benissimo. saranno un po' di cose in programma. Bene, infatti stiamo già programmando molte cose interessanti per voi. Vi dico anche che tutte le dirette passate su musica e cervello sono state salvate, registrate, salvate sulla pagina appunto di BrainCare e quindi voi potete andarle a rivedere quando volete. E se avete dei dubbi, delle domande, delle curiosità, la dottoressa Martini o io siamo assolutamente a disposizione anche sulle vecchie dirette. Anche questa che vedete oggi. Se la volete rivedere nei prossimi giorni è sempre a vostra disposizione. Bene, allora fateci sapere se si vede bene, se si sente bene, da dove siete collegati, se avete richieste particolari anche per le prossime dirette su argomenti particolari, perché ovviamente gli argomenti che abbiamo trattato sono stati numerosissimi. Prova un po' a fare una carrellata, Giulia, per tutti noi, di quali sono stati alcuni argomenti interessanti passati, che così magari qualcuno che ha curiosità può andare indietro a ripescarsi un po' le informazioni. Sì, allora abbiamo un po' iniziato, diciamo, una parte più generale, vedere un po' proprio quelli che sono nello specifico, quelli che sono gli effetti della musica proprio sul cervello, proprio a livello più, diciamo, chimico e meccanico. Poi abbiamo un po' parlato di quelle che sono la musica e le emozioni, quanto per esempio la musica interferisce anche con quella che è lo sviluppo, proprio la crescita della persona, sia proprio a livello, diciamo, biologico, ma anche comunque a livello di persona. Persona. E diciamo che questi sono stati un po' gli argomenti iniziali, e poi sempre un po' ricollegandoci poi anche a tutti quelli che sono gli aspetti della stimolazione con la musica. Insomma, noi partiamo sempre un po' da qualcosa per poi insomma ricollegarci ad altro. Insomma, però questi sono stati un po' gli Bene. argomenti iniziali. Vedo che si Bene, collega. intanto salutiamo Maria che si è collegata. Maria è una fedelissima delle dirette. So che anche molti dei nostri pazienti mi hanno detto anche oggi parlando con loro: ah, non vedo l'ora di ascoltare la diretta questa sera, oppure non ce la faccio questa sera, domani la sentirò registrata. Quindi non vi preoccupate, la diretta rimane una al mese sempre. E infatti vi diremo alla fine di questa diretta quando sarà la prossima, il prossimo argomento, ma rimanete collegati fino alla fine. In genere queste dirette sono circa mezz'ora, 40 minuti e quindi lavoriamo insieme, presentiamo un argomento, la dottoressa Martini ci presenterà un argomento, io farò un po' da stimolatore sull'argomento che la dottoressa Martini ha scelto e poi voi potete fare tutte le domande che ritenete opportuno, le curiosità che avete proprio liberatele senza criterio, senza freni. Ok, Esatto, siamo qui. bene. Siamo qui. Allora, innanzitutto direi che partiamo con l'argomento di oggi. Oggi parliamo di dolore cronico. Pensate a quante situazioni di dolore cronico noi possiamo avere. Il dolore cronico può alleviarsi proprio grazie all'utilizzo della musica se il terapeuta sa usare bene la musica, conosce bene come usarla e quando usarla. Beh, io vi posso solo che fare qualche esempio di dolore cronico, di quelli che vedo spesso in ambulatorio. Qui sono collegata dal mio ambulatorio e devo dire che spesso la persona viene per il dolore cronico, per esempio, muscolare. Il muscolo è un muscolo che spesso va in tensione e la contrattura muscolare, può portare spesso a proprio dolore, la cosiddetta lombalgia, cervicalgia, il colpo della strega. E quindi poi la dottoressa ci parlerà di come la musica può alleviare il dolore, per esempio, della muscolatura, quella scheletrica, quella rossa, quella del muscolo che noi vediamo esterno. Però esiste anche un muscolo che è più interno, si chiama muscolo liscio, che è quello degli organi interni. E quindi molto spesso i dolori, le preoccupazioni, la psicosomatica ci porta a una contrattura magari dell'intestino, dello stomaco, il cosiddetto pugno nello stomaco, no? L'ansia si sente anche nello stomaco proprio. E quindi la muscolatura anche liscia può darci dolore e può alleviarsi il dolore grazie alla musica. Quindi intanto ho introdotto l'argomento e sicuramente la dottoressa Martini saprà come portarlo avanti, poi ci aiutiamo vicendevolmente strada facendo. Giulia, ti lascio la Esatto. parola. Vai, carissima. Sì, come lei ha introdotto appunto l'argomento sarà un po' quello sul dolore cronico e
ci è venuta appunto questa curiosità di volerlo appunto approfondire, perché poi insomma noi leggendo e studiando appunto tanto mi è passato avanti questo appunto articolo che parlava appunto del dolore cronico e anche appunto associandolo in quel caso poi alla demenza, no? Perché soprattutto nelle persone magari appunto con l'Alzheimer, che avendo appunto una demenza grave, insomma importante, magari anche negli stadi più avanzati, fanno anche molta fatica, diciamo, ad esprimere quello che è il loro dolore, quelle che sono le loro problematiche. Però appunto associando poi, cioè collegandoci a questo, appunto come accennava la dottoressa, il dolore cronico è presente in più ambiti di quello che possiamo appunto pensare. Ci può essere proprio un dolore cronico magari più muscolare, oppure se pensiamo anche all'emicrania, che sicuramente è una delle forse patologie, diciamo, più diffuse, perché insomma bene o male tutti hanno almeno una volta provato ad avere un mal di testa, però c'è chi invece ce l'ha proprio cronico, ce l'ha costante e può essere anche appunto molto invalidante. Pensate nella cefalea muscolotensiva, quella sì, che viene proprio dal trapezio e quindi dalla nuca, poi per arrivare nei muscoli temporali e frontali. La cefalea muscolotensiva è proprio una contrattura del muscolo e quindi giustamente la dottoressa Martini l'ha citata all'interno del dolore cronico di origine muscolare. È vero, sì, e bisogna saperla distinguere anche dall'emicrania, che invece è un dolore alla testa di tipo vasomotorio, ma sappiamo che la musica può agire anche sulla muscolatura dei vasi, non solo sulla muscolatura quella esterna che vediamo, quindi bene, bene. Quindi sì, appunto l'emicrania forse è quello che magari è l'esempio forse più, diciamo, più frequente, appunto, ripeto, perché forse se non è la persona stessa, comunque qualcuno magari conosce persone che ne soffrono, e appunto una cefalea muscolotensiva proprio anche a livello della vita quotidiana può essere molto invalidante, soprattutto se pensiamo poi che la nostra quotidianità molto spesso si basa sull'usare il computer, usare magari il telefono e tutto, cioè quindi è ancora più faticoso, no? Però ci possono essere poi anche dolori cronici di altra natura, mi viene in mente per esempio anche il dolore post-operatorio, anche quello potrebbe essere comunque un dolore, magari se non è cronico, comunque un dolore importante che può durare per molto tempo. E poi c'è tutta anche quella sfera, diciamo, di dolore cronico che è più appunto psicosomatico, che se anche, diciamo, la natura è più psicogena, in ogni caso la persona lo percepisce come invalidante, perché è un dolore che è costante, a cui trova per cui non trova mai sollievo, no? Perché proprio, anzi, forse essendo proprio di natura psicogena, anche il farmaco non è utile, non serve. E quindi diciamo che oltre che il dolore, oltre che essere invalidante per la persona, se lo pensiamo anche in termini più ampi, comunque è anche in generale un costo, no? Perché i farmaci continuano a dover essere utilizzati, ci sono sempre più richieste. Gli effetti collaterali anche dei farmaci. Sì, anche. Se noi diciamo con la musica ridurre il dolore riducendo i farmaci, abbiamo dei vantaggi notevoli. Esatto, quindi diciamo che il dolore ha tutte delle ripercussioni varie. E quello appunto che è interessante è che alcuni studi appunto hanno dimostrato proprio che per vari tipi di dolore l'utilizzo della musica può essere proprio un intervento non farmacologico molto appunto efficace, tanto che avevano appunto dimostrato su un gruppo appunto di persone che soffrivano di dolore cronico, uno studio americano, che usando per un mese appunto, in realtà era una riabilitazione molto semplice, nel senso che queste persone ascoltavano magari una musica che per loro era considerata appunto piacevole, quindi poi ognuno ascoltava la musica che voleva, c'era addirittura un 21% di riduzione dell'intensità del dolore e anche un 25% di riduzione di quello che era lo stato depressivo. Quindi nel senso effetti veramente importanti e significativi, perché poi appunto... Infatti la dottoressa Martini ha detto una cosa molto giusta, cioè il dolore acuto che va via non ci dà ripercussioni, certo sentiamo molto male, però poi non ci lascia strascichi, diciamo. Il dolore cronico però può portare la persona ad uno stato di ansia e depressione molto invalidante, quindi non solo la psiche può determinare dolore, ma il dolore cronico può poi far peggiorare la psiche, e quindi è molto importante per uno psicologo, uno psicoterapeuta, saper usare gli strumenti giusti, come la dottoressa Martini fa. E esatto. Quindi sono dati veramente che fanno appunto riflettere, anche perché se si pensa che la persona, senza utilizzare farmaci, che abbiamo detto che appunto poi hanno tutta una serie di effetti a catena,
puoi effettivamente ridurre quello che appunto è il dolore, cioè sicuramente sono interventi riabilitativi che dovrebbero essere utilizzati molto più di frequente di quello che magari si fa normalmente, anche perché poi appunto quello che poi è importante sono anche proprio tutte le ripercussioni a livello psicologico, quindi anche questo, perché ovviamente una persona che vive costantemente col dolore ovviamente avrà poi stati d'ansia, avrà stati depressivi, quindi poi magari ritiro sociale, non lavora più, cioè insomma ci sono veramente degli effetti a catena importanti. E A quindi me viene in mente un'altra cosa, ti faccio una domanda, che così mi piace sempre stimolare un po' la discussione, poi anzi ci farebbe piacere anche sentire qualche domanda, leggere più che altro, leggere qualche esatto. domanda dalla rete, esatto. Anche nella, diciamo, blanda anestesia potrebbe essere utile usare la musica, vero? Quindi, per esempio, per ridurre... diciamo, per indurre più facilmente l'anestesia, quindi io penso al dentista, no? Dove noi abbiamo la paura del dentista, quindi riuscire a introdurci meglio dal dentista, riducendo la paura e dando uno stato di rilassatezza in modo tale che poi l'anestesia, che poi si fa ovviamente, però magari può essere anche ridotta o parzialmente rimandata. Cosa ne dici, Sì, Giulia? assolutamente sì, nel senso che comunque rispetto appunto a quello che stavamo dicendo prima, proprio la musica ha questo effetto appunto rilassante, no? Perché anche rispetto ai risultati che ha trovato questo studio, il fatto è che ce lo collegavano al fatto che la persona proprio riduce quella che è l'attenzione a la cosa che in quel momento lo preoccupa, gli fa dolore, quindi in quel caso dice dolore cronico, però anche nel caso appunto dell'anestesia, che può essere appunto banalmente dal dentista, anche appunto l'anestesia per un'operazione importante, in quel momento lì, avendo la musica un effetto rilassante, l'attenzione per la cosa che in quel momento preoccupa viene, diciamo, allontanata e viene focalizzata su altro che in quel momento ha un effetto rilassante. Certo. A me viene anche in mente, per esempio, e anche su questo ci sono studi che lo dimostrano, anche per esempio le donne prima del parto, perché anche per quello, insomma, per una donna un parto, insomma, rappresenta sempre un momento di preoccupazione, insomma, per quanto sia nella natura della donna, in ogni caso è un evento, insomma, importante. Quindi quanto anche la musica prima del parto può rilassare, ridurre lo stress, Certo. perché appunto si toglie l'attenzione a quel momento alla cosa che sta procurando un qualcosa di preoccupante, no? Certo. Poi mi viene in mente un'altra applicazione, per esempio, spesso nei nostri pazienti con ansia, si creano dei rumori nell'orecchio, no? Il cosiddetto acufene. Pensate che, ho letto proprio un lavoro, di recente che permette di deviare, come diceva la dottoressa Martini prima, l'attenzione dall'acufene attraverso la musica, attraverso cuffia e musica nelle orecchie, in modo tale che la persona possa imparare a prestare attenzione verso un qualcosa di piacevole, perché la musica noi scegliamo quella che può piacere di più al paziente, e quindi riuscire a distrarsi invece dal fischio fastidioso e preoccupante che magari c'è nell'orecchio, che è appunto questo rumore che non esiste, creato dal cervello della persona se in ansia. Quindi l'acufene può essere trattato con la musica, ovviamente con sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale. È proprio un'associazione fantastica, la musica e la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Infatti, anche perché anche questo se si pensa, no? Uno magari fa la terapia con lo psicoterapeuta allo stesso tempo, che poi può essere anche fatta in associazione appunto con la musica, o parallelamente fa anche un percorso attraverso la musica, quanto anche per esempio magari si riduce la possibilità di utilizzare sempre farmaci, cose che comunque potrebbero creare dipendenza o non avere poi gli effetti desiderati, cosa che porterebbe poi in frustrazione ancora di più la persona, no? Perché magari vedere anche che Certo. utilizzare il farmaco non è efficace. Può essere anche quello a livello di, diciamo, di psicologico faticoso. Sì, benissimo. E nei bambini la musica può essere utilizzata per distrarli o per comunque rilassarli o per attivarli magari, quindi nell'ambito sempre del dolore, ecco, quindi anche nel bambino che forse è un modo anche un pochino più implicito, no? Dove non c'è necessariamente una collaborazione volontaria, no? La musica in qualche modo ci trascina, no? Cosa dici? Anche nei bambini può essere utilizzato nel caso di dolore? Anche nei bambini può essere sì, utilizzata anche quello nel caso comunque di dolore, perché in ogni caso è sempre un modo, diciamo, per togliere la,
spostare, ridirezionare l'attenzione. Però, per esempio, adesso che mi ha detto appunto i bambini, mi viene in mente anche, non so, tutti quei bambini che, per esempio, una sindrome autistica, no? Un bambino che Certo. fa molta fatica a gestire l'ambiente, che ha sempre queste continue, diciamo, gesti meccanici continui, Stereotipie perché proprio, certo, sì. cioè, avere comunque anche, che sono fatte poi sempre per una questione appunto di ansia, di fatto che uno non riesce a gestire l'emotività in quel momento lì, il fatto di mettere comunque qualcosa che lo può rilassare, sicuramente può essere molto, molto d'aiuto. Oppure anche banalmente, bambini anche che hanno problemi di attenzione, ADHD, anche quello, comunque che c'è Certo. un'iperattività motoria, l'avere della musica che lo rilassa, può essere sicuramente un ottimo alleato. Certo, abbiamo visto bambini magari molto agitati anche qui nel centro clinico che appena parte la musica si bloccano, come dire, cosa c'è? C'è qualcosa di strano, che bello, no? Come io mi Sì. ricordo alcuni, no, proprio mi ricordo il tuo ambulatorio, tra l'altro, Giulia, proprio come un effetto catatonico, no? Un effetto rilassante della musica, e il bambino incuriosito portava la sua attenzione verso questo nuovo stimolo invece che magari continuare l'agitazione che aveva prima, certo. Anche perché pensiamo a che certe situazioni di bambini agitati partono poi spesso da un dolore psichico, diciamo, da una situazione di percezione di incompetenza, no? Di incompetenza sociale, di incompetenza del gioco, di incompetenza. Quindi c'è proprio un dolore proprio che la persona ha. Sì, Bene, bene. anche E perché dimmi, dimmi. mi veniva in mente una cosa proprio parlando appunto di pazienti, che appunto un paziente diceva appunto che ha difficoltà, no, di attenzione, però poi lui diceva appunto che mettendosi la musica sottofondo riusciva a concentrarsi di più quando magari lavora, fa altre attività, no? Che uno dice: ma com'è possibile? Perché la musica dovrebbe essere un distraente, no? Se già ha la difficoltà di prestare attenzione, aggiungiamo altre cose attorno, dovrebbe distrarre. Invece Certo. no, perché molto spesso magari anche la disattenzione, la difficoltà di prestare attenzione può essere sempre legato a un fattore magari ansiogeno, no? E quindi il fatto di avere invece qualcosa che in quel momento rilassa aiuta la concentrazione. Quindi questa è proprio un'esperienza che veniva portata da un paziente. Certo. Beh, insomma, devo dire che dovremmo usare più spesso la musica nella nostra vita quotidiana, dovremmo utilizzarla proprio di più anche nei centri clinici, in ospedale. Beh, oggi sono stata ad una commissione medico-legale e obiettivamente avevano messo la musica fuori per, diciamo, un po' alleggerire gli animi, no? Perché quando aspettiamo una commissione medico-legale un po' severa, abbiamo paura, no? Della commissione, quindi magari si è messa una musica. Tra l'altro, siccome l'età media è un'età media molto avanzata, hanno messo tutta musica di quando ero bambina, quindi a musica degli anni 70, Simon Garfunkel, quindi per dirti, ho detto, mamma mia, che revival! Però in effetti bisogna anche scegliere la musica adatta per la persona e per la fascia di età della persona che abbiamo in trattamento, Vabbè, ecco. sì, sicuramente, poi è giusto che sia anche la persona a scegliere magari la musica che gli piace. Infatti poi nello studio che citavo all'inizio, le persone che partecipavano erano abbastanza libere nel scegliere quello che gli poteva piacere, perché è giusto che una persona segua quelli che sono i propri interessi, quella che è la musica che più gli piace, perché ha un effetto sicuramente maggiore. Certo, beh, anche il nostro fisioterapista, quando il paziente entra, chiede sempre qual è la musica che preferisci, perché se ti devo lavorare il dolore, magari con una bella digitopressione, è bene che magari ti senti la tua musica preferita. Mi ricordo che c'era una paziente che amava Mina e metteva sempre Mina, quindi sentivamo Mina in mezzo alla digitopressione da parte dell'operatore. Esatto, vabbè, ma è Bene. questo deve essere l'effetto della musica, no? Esatto, È esatto. utile per questo. Bene, vediamo se ci sono domande, se ci sono curiosità. Sì, allora c'è dal mio cellulare, perché ogni tanto ricevo anche dal cellulare le domande. Luca da Bologna che ci dice: ma la musica nell'anziano, quando avete parlato del bambino, avete parlato del paziente che ha dolore cronico. La musica nell'anziano, beh, devo dire che Giulia, puoi citare il lavoro che avevi detto all'inizio, anche senza avere la demenza, si può usare nell'anziano. Raccontaci un po' che cosa avevi Sì, detto. poi ovviamente da quello da cui ero partita, io appunto parlavo proprio dell'anziano con Alzheimer, quindi diciamo Certo.
un certo tipo di demenza, però in generale la musica comunque può essere un ottimo alleato per la riabilitazione cognitiva. Soprattutto vediamo magari negli anziani, anche che hanno un iniziale appunto deterioramento cognitivo, la prima diciamo funzione che viene colpita di solito è la memoria, no? E l'utilizzo della riabilitazione neuropsicologica associata alla musica, quindi può essere un ottimo strumento per lavorare proprio sulla memoria, quindi anche sulla memoria a lungo termine, o comunque anche una memoria biografica, nel senso che comunque magari mettendo musica che può piacere al paziente o che comunque viene ricollegata a qualcosa che per lui è significativo, attiva tutta una serie di ricordi che magari appunto normalmente non verrebbero ripescati. Quindi questo è un esempio sulla memoria, però in realtà qualsiasi tipo poi di funzione cognitiva può essere appunto associata ad un lavoro musicale, anche appunto del linguaggio, per esempio, le funzioni esecutive, cioè ogni funzione cognitiva può essere riabilitata attraverso la musica e poi è quello che noi facciamo in Brain Care, percorsi proprio di riabilitazione neuropsicologica con la musica, personalizzati per ovviamente il paziente, a seconda di quelle che poi sono le difficoltà che presenta. Certo. Quindi sì, assolutamente con l'anziano noi abbiamo avuto la prova che è efficace. Come, mamma mia, abbiamo più di un paziente, ma in questo periodo proprio un paziente col quale stiamo lavorando per migliorare sia l'attenzione che la memoria, proprio in un caso di deterioramento cognitivo moderato grave, quindi siamo già in uno stato avanzato. Figuriamoci quando il deterioramento cognitivo è lieve, è all'inizio o addirittura è prima della demenza, quindi in una situazione di non alterazione dell'autonomia. Bisognerebbe cominciare quanto prima e lì gli effetti sarebbero veramente molto più ampi, molto più profondi. Bene, Evidente. bene, bene. Allora, se ci sono curiosità, ci farebbe veramente piacere rispondere alle vostre curiosità. Controllo anche il cellulare perché ogni tanto mi arrivano anche quassù. Intanto potremmo dire anche quando c'è la prossima diretta. Sì. La prossima diretta sarà il 24 febbraio, giovedì 24 febbraio, e possiamo fare anche magari un piccolo spoiler su quale sarà l'argomento. E questa volta appunto parleremo della musica in associazione allo sport, quindi tutti quelli che sono gli effetti che l'ascolto della musica può avere sulle performance Wow. sportive. Beh, sicuramente la musica ci aiuta ad avere più voglia di fare attività fisica. Quando si va in palestra c'è sempre la musica a manetta e in Sì, è effetti vero. obiettivamente ci aiuta a gasarci un po'. Già non abbiamo voglia, no, di fare attività fisica, quindi sentiremo veramente tutto quello che la dottoressa Martini ha da suggerirci per poterci far venire voglia di fare attività fisica e sport. Esatto. Esatto, però sì, Bene. quello sarà l'argomento, però sarà interessante appunto vedere, oltre che essere un motivante, quanti appunto effetti poi ci sono utilizzandola, insomma, nello Sì. sport. Benissimo. Perfetto. Allora io direi che noi possiamo rispondere sempre quando volete, anche nelle prossime ore. Noi siamo sempre collegati a vedere le vostre domande, vi possiamo rispondere per iscritto. Se non avete altre domande questa sera, io direi di salutarci. Cosa dici, Giulia? Esatto, e come diceva appunto la dottoressa, in caso noi siamo sempre pronti a dare risposte, insomma, per qualsiasi cosa siate interessati. Bene, buona Quindi, serata, buona buona musica. serata. Usate la Grazie. musica nelle vostre case, nel vostro lavoro, portate la musica. Buona Buona serata a tutti, grazie. serata, ciao.